nell'espressione del Consiglio dei Ministri, una conferenza, lei ha voluto riunire i sindaci padovani per far chiarezza. Qualche settimana fa ci eravamo riuniti con tutti i sindaci di capoluogo sollevando il problema di come questo piano casa avesse profili dubbi di costituzionalità e contemporaneamente mettesse a repentaglio molto serio i nostri centri storici e anche le zone agricole. E devo dire che tutti i ministeri, perché i pareri sono arrivati da più direzioni, hanno manifestato, insomma, era per noi naturale, ovvero sia che c'erano profili di costituzionalità. Ieri il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di impugnare la legge, per cui nei prossimi giorni, cioè nelle prossime settimane, dovrà deliberare poi la Corte Costituzionale. A questo punto io penso che abbia senso che ci si metta attorno al tavolo di nuovo con la Regione, con tutte le amministrazioni, come abbiamo sempre detto, disponibili a lavorare per trovare un nuovo piano casa, che però non vada a calpestare la bellezza dei centri storici, che non distrugga l'armonia del nostro tessuto, che non mette in discussione il tessuto agricolo, perché c'è data anche questa possibilità. E da parte nostra c'è l'impegno a presentare una proposta di legge in tempi rapidi. Se c'è collaborazione con la Regione, come abbiamo sempre detto, lo faremo anche assieme, perché siamo consapevoli delle difficoltà del mondo dell'edilizia, ma non si può stravolgere quello che è il nostro tessuto. Uno degli obiettivi che abbiamo discusso di questa mattina è proprio quello invece della rigenerazione urbana. Abbiamo quartieri che sono stati costruiti subito dopo il secondo dopoguerra, che hanno una loro fragilità, non rispondono più alle moderne esigenze dell'abitare, ma anche i profili architettonici sono completamente inadeguati. Ci sono quindi lavori da fare enormi che riguardano poi tutto il tessuto anche delle aziende artigiane. Io credo che questo